Buongiorno a tutti, scusate se leggo ma non voglio dimenticare nulla. Senza memoria non si potranno commettere ancora gli errori del passato. Questa giornata è il tentativo di fermare l'oblio che facilmente può scendere sulle tragedie che nascono da gravissime colpe. Questa radura della memoria in cui ci troviamo oggi è il primo embrione del futuro memoriale, che dovrà essere completato e che sarà necessario affinché questa tragedia vergognosa possa restare incisa per sempre. Non ci stancheremo mai di dire queste parole: rispetto, memoria e giustizia, perché pensiamo siano l'unica speranza per il futuro. Grazie con tutto il cuore a voi che siete qui oggi e grazie a tutti coloro che ci sono sempre stati vicini. Questa giornata ha un significato profondo e segue di pochi giorni l'inaugurazione del nuovo Ponte San Giorgio. Una rinascita per la città, ma solo un piccolo passo per risalire dalla voragine che ci ha colpiti tutti insieme come nazione. In questi due anni abbiamo sentito dichiarazioni di profonda arroganza da parte di chi ha gestito e gestisce questa infrastruttura. L'arroganza che a muso duro non ha chiesto scusa nei tempi umanamente accettabili. L'arroganza di chi afferma di essere trattato come una cameriera, come se una persona che fa questo lavoro avesse meno dignità. Tutto questo unito a millantate manie di persecuzione e dalla pretesa di ricostruire un nuovo ponte dopo quanto avvenuto. Per fortuna quest'ultima assurda richiesta è stata stracciata dalla massima corte del nostro Stato ed è stato un importante segnale. Il nuovo ponte è certamente un buon inizio, ma non basta. Non è sufficiente l'orgoglio per la ricostruzione. Abbiamo necessità di qualcosa di più. Abbiamo necessità che dalla testa china per il dolore e l'umiliazione subita, anche agli occhi di tutto il mondo, ci possa essere un reale risveglio. Dovremmo nuovamente tornare liberi di firmare concessioni eque. Dovremmo avere giustizia, dovremmo accantonare la timidezza ed andare avanti a testa alta pretendendo quanto ci spetta di diritto come cittadini. Vogliamo autostrade sicure e non vogliamo che siano i cittadini a ripagarle. Sappiamo che ci sono stati utili ingiustamente accantonati e quindi nel nostro piccolo proveremo a vigilare insieme ai cittadini che avranno la forza e la volontà di farlo, perché la nostra disperazione possa essere trasformata in un altro pezzo di rinascita. Non possiamo continuare a farci umiliare. È necessario che il nostro paese al completo, compresi gli imprenditori che lavorano con responsabilità, possa ripartire per uscire dal baratro nel quale è stata fatta precipitare anche la nostra credibilità. Dovremmo essere in grado di mettere all'angolo un sistema marcio che ha permesso il crollo di un ponte in Italia nel 2018. I nostri cari dovranno avere il giusto riconoscimento come vittime di una strage che non sarebbe mai dovuta accadere. La giustizia è determinante e uno dei deterrenti al ripetersi di altre stragi. Anche questo potrà consentirci un altro pezzo di risalita. Auspichiamo riforme importanti. Non è più accettabile che i processi possano durare decenni e le parti lese, oltre al dolore profondo, attendano una giustizia che forse non arriverà mai. La verità dovrà diventare anche la verità processuale. Troppe volte assistiamo nelle aule di tribunale ad assurdi tentativi di mistificare la realtà. Non possiamo più ammetterlo. In questi due anni, in mezzo alla melma che ci ha gettati a terra, abbiamo conosciuto persone meravigliose che con passione instancabile e senso profondo del dovere lavorano ogni giorno con grande forza e determinazione. Questo per noi è molto importante, stimola l'affetto che ci scalda il cuore. Troppe volte sentiamo solo notizie negative ed emerge solo la parte peggiore dell'Italia. Le vere risorse agiscono in silenzio e di queste forze siamo orgogliosi e li ringraziamo con tutto il cuore. Per concludere, mi permetto di citare la frase di un autore americano che descrive in modo perfetto quanto emerge dalla nostra anima. Quando sento queste parole scorrere nei miei pensieri, sono convinta che non sia un caso averle incontrate.
C'è qualcosa di sacro nelle lacrime. Non sono un segno di debolezza, ma di potere. Sono messaggeri di dolore travolgente e di amore indescrivibile. Grazie.